Allora siamo qui con Guido Tomà, che è responsabile organizzativo della Festa della Patata. Qual è il bilancio di questi giorni di festa, quindi? Vabbè, abbiamo avuto venerdì e sabato, purtroppo con il tempo non dalla nostra parte, però abbiamo fatto, diciamo, una buona affluenza. Sabato sera, domenica pomeriggio, domenica sera c'è stata una buona affluenza. Siamo a lunedì, vedo che la giornata è stata ottimale tutto il giorno. Questa sera comunque abbiamo pieno sia il ristorante che la pizzeria. Adesso ci troviamo qua nella racletteria, anche qui vediamo che la gente risponde ed è molto pieno. Speriamo che anche la serata con Angelo Pinto sia delle migliori. Bene, quindi questa, diciamo, che è forse la festa in cui c'è un maggior numero di volontari, no? Quanti siete? Beh, noi siamo un 350 volontari che fanno parte di tutti gli enti di Montecrestese, però ci sono anche molti volontari che arrivano da fuori comune, cioè sono gli amici dei volontari che fanno parte degli enti di Montecrestese. Quindi facciamo un grosso ringraziamento a tutti i volontari. Poi volevo chiederle ancora, la Festa della Patata, se non sbaglio già dall'anno scorso, è una festa ecocompatibile? Sì, questo è il terzo anno. Terzo anno, diciamo, che abbiamo cominciato ad utilizzare il Mater B, cioè materiale biologicamente e compostabile. Però da quando è nata la Sagra della Patata, ci tenevo a dire questo, che da quando è nata 19 anni fa, noi 19 anni fa, quando quasi non si parlava di differenziata, abbiamo fatto per la prima volta la differenziazione del vetro e della plastica. Poi purtroppo, quando abbiamo finito la festa, non sapevamo come smaltirla, perché non c'era ancora la cultura dello smaltimento. Però da 19 anni fa noi abbiamo cominciato culturalmente, non so per quale motivo è nata così, abbiamo cominciato a fare questa raccolta differenziata, ed è lì che siamo arrivati dopo 17 anni ad utilizzare materiale biodegradabile. L'anno scorso abbiamo aggiunto le posate in acciaio inox e quest'anno abbiamo provato anche a fare il servizio navetta per eliminare anche un po' di macchine. Purtroppo non ha funzionato, perché la gente non l'ha sentito, non l'ha captato questo messaggio. Beh, noi ci abbiamo provato, il servizio navetta c'era, non è stato utilizzato, sono arrivate comunque tante macchine, però io ringrazio comunque tutti gli avventori che ci sono stati anche in questa 19esima edizione, e invito naturalmente alla 20esima edizione per l'anno prossimo, che stiamo già studiando e vedendo di fare qualcosa di particolare. Perfetto, complimenti e congratulazioni. Allora, buona continuazione di festa, buonasera.